tenuto un confronto tra l'ASL e i presidenti delle conferenze dei sindaci. Io ho presieduto come vicepresidente e sono stati informati del fatto che nella provincia di Arezzo in particolare sono state somministrate per la prima dose circa 35.000 vaccini. La seconda dose invece siamo arrivati ad oltre 13.000 per un totale di 31.754 vaccini somministrati. Per quanto riguarda la zona del Valdarno, 1.050 sono stati distribuiti attraverso la somministrazione al distretto e presso l'ospedale della Gruccia invece oltre 2.060 vaccini. Si considerano le vaccinazioni dal 27 di dicembre, da quando sono iniziate, a ieri. Per quanto riguarda la tipologia dei vaccini, quello maggiormente distribuito tra la popolazione toscana è il Pfizer, segue il Moderna e in percentuale invece ridotta è l'AstraZeneca, del quale ancora non siamo riusciti ad effettuare la seconda dose perché, come sappiamo, c'è un arco temporale da rispettare tra una somministrazione e l'altra. Per quanto riguarda invece i vaccini medi giornalieri effettuati dall'ASL Sud-Est si parla di 1.427 vaccini, mentre per quanto riguarda la media giornaliera delle somministrazioni per la provincia di Arezzo si parla di circa 570 persone vaccinate al giorno. Purtroppo attualmente non c'è una programmazione dei vaccini, perché la capacità dell'ASL Sud-Est di somministrare quotidianamente un alto numero di vaccini c'è, ci sono le strutture e il personale, si potrebbe arrivare ad un massimo di 8.000 vaccini al giorno, ma attualmente manca la materia prima. Quindi i vaccini a disposizione sono un numero ridotto e non c'è neanche una programmazione certa sull'arrivo. Come sapete, infatti, le dosi dovevano pervenire per essere somministrate per coloro che si erano prenotati per il 1° e il 2 di aprile, verranno rinviate perché i vaccini, appunto, in questione non riusciranno ad arrivare nei tempi previsti e quindi probabilmente verranno inviate al 3 di aprile. I cittadini verranno ricontattati cercando appunto di non sovrapporre le vaccinazioni rimaste indietro con quelle già previste per il 3. Si pensa però di riuscire per la data del 25 aprile a somministrare per quanto riguarda la prima dose tutti gli anziani over 80, quindi la fascia popolazione più a rischio che, come sapete, viene vaccinata direttamente dai medici di base. Sapete che per quanto riguarda questa fascia della popolazione purtroppo siamo indietro e quindi ci auguriamo che si riesca ad accelerare con l'arrivo anche dei vaccini per poter mettere in sicurezza la parte più critica della popolazione. Un'altra notizia che reputo di grande importanza è che sembra si stia chiudendo l'accordo con le farmacie e quindi prossimamente, probabilmente anche in Regione Toscana sarà possibile vaccinare all'interno delle farmacie. Speriamo appunto che questa sia un'altra strada percorribile, naturalmente però tutto capiamo che dipende dal dosaggio dei vaccini che arrivano a livello nazionale e poi vengono distribuite nelle varie regioni.